Se Cracovia bussa alle porte del cuore di tantissimi giovani, Rio e le giornate indimenticabili vissute nel luglio di 3 anni fa a Copacabana e in molti altri luoghi della metropoli brasiliana in occasione della 28ª giornata mondiale della gioventù restano fissate nella memoria. E risuona ancor più profetico, in questi tempi in cui il male fa strage di uomini e di anime, il messaggio d'amore del Vangelo e della sua condivisione offerto in quei giorni dal Pontefice ai giovani. Compartir l'esperienza della fede. Condividere l'esperienza della fede, testimoniare la fede, annunciare il Vangelo e il mandato che il Signore affida a tutta la Chiesa, anche a te. También a ti. Es un mandato che non nasce della volontà di dominio, della volontà di potere. È un comando che però non nasce dalla volontà di dominio, dalla volontà di potere, ma dalla forza dell'amore, dal fatto che Gesù per primo è venuto in mezzo a noi e non ci ha dato qualcosa di sé, ma ci ha dato tutto se stesso. Egli ha dato la sua vita per salvarci e mostrarci l'amore e la misericordia di Dio. Gesù non ci tratta da schiavi, ma da persone libere, da amici, da fratelli. E non solo ci invia, ma ci accompagna, è sempre accanto a noi, in questa missione d'amore. Che nos accompagna, sta sempre al nostro lato, in questa missione di amor. Ai giovani di Rio, festanti in ascolto durante la messa di chiusura della GMG del 28 luglio, Francesco ha proposto il paragone della fede con una fiamma che trova maggiore vitalità proprio nella condivisione, passaggio essenziale per conoscere, amare e professare Gesù Cristo, Signore della vita e della storia. Para onde Gesù nos manda? Dove ci invia Gesù? Non ci sono confini, non ci sono limiti, ci invia a tutti. Para todas las personas. O Evangelio es para todos y no apenas para algunos. Il Vangelo è per tutti e non per alcuni. Non è solo per quelli che ci sembrano più vicini, più ricettivi, più accoglienti. È per tutti. Non abbiate paura di andare e portare Cristo in ogni ambiente, fino alle periferie esistenziali, anche a chi sembra più lontano, più indifferente. Incluindo chi pare mai distante, mai indifferente. Il Signore cerca tutti, vuole che tutti sentano il calore della sua misericordia e del suo amore. In un paese appassionato di calcio e di sport in generale, che si appresta ad ospitare le Olimpiadi, non è mancato un riferimento finale da parte del Papa, in chiave sportiva, alla sfida senza confini che i giovani sono chiamati a raccogliere per sradicare e demolire il male, per edificare un mondo nuovo. Queridos amigos, non se esquezan. Cari amici, non dimenticate, siete il campo della fede, siete gli atleti di Cristo, siete i costruttori di una Chiesa più bella e di un mondo migliore. Elevemos o olhar para Nossa Senhora. Ella nos ayuda. Alziamo lo sguardo verso la Madonna. Essa aiuta a seguire Gesù. Ci dà l'esempio con il suo sì a Dio. Ecco la serva del Signore. Avvenga per me secondo la tua parola. Lo diciamo anche noi, insieme con Maria a Dio. Avvenga per me secondo la tua parola. Così sia. Secondo la tua parola. Assim seja.